I confini che dividono la vita dalla morte sono nel migliore dei casi sfumati e vaghi, difficile dire dove finisca l'una e inizi l'altra. Edgar Allan Poe. Col caso di oggi, amiche e amici, ci spostiamo in Colorado, Stati Uniti. Avete presente le montagne rocciose, le strade solitarie che attraversano territori immensi di una bellezza abbagliante? Un posto che è stato il centro della scena durante le esplorazioni occidentali del XIX secolo e negli anni dei pionieri del selvaggio West. Ancora oggi si possono vedere tracce di quell'epoca leggendaria visitando le piccole città costruite durante gli anni della corsa all'oro. Ed è proprio qui, tra le bellissime montagne del Colorado, che vive il protagonista del caso di oggi. La storia che vi racconterò ha qualcosa di selvaggio e rimarrà per sempre circondata da un'aura di mistero, un evento inquietante che squarcia il velo di apparente normalità di una famiglia della provincia americana. Insomma, sarà un po' come leggere un racconto di Edgar Allan Poe. Joshua Vernon Maddox è nato il 9 marzo 1990 e ha sempre vissuto a Woodland Park, in Colorado, con suo padre e due sorelle, Kate e Ruth, dopo che i suoi hanno divorziato. A parte le difficoltà legate alla separazione, il primo grande dolore della famiglia Maddox è stata la perdita di Zachary, 18 anni. Il ragazzo il 1 giugno del 2006 si è suicidato dopo aver combattuto per anni contro la depressione. Joshua aveva sofferto molto per quella perdita, ma la sua voglia di vivere e gli amici lo avevano aiutato a superare quel momento. Era uno spirito libero che amava trascorrere del tempo nella natura, componeva musica, scriveva testi per canzoni e aveva un buon curriculum scolastico. Insomma, da qualche mese Josh era tornato a fare la vita tranquilla di un ragazzo della provincia americana. Purtroppo questo clima di apparente serenità non sarebbe durato a lungo. Tutto cambiò una sera di maggio del 2008. Josh quel giorno salutò sua sorella minore Kate mentre varcava la soglia della loro casa. Uscì con la scusa di una passeggiata serale, una cosa che faceva spesso. I suoi familiari non potevano sapere che non lo avrebbero più visto vivo. Non vedendolo rientrare la sera, cominciarono a preoccuparsi. Poi la preoccupazione si trasformò rapidamente in panico. Era una cosa che non aveva mai fatto. Suo padre aspettò ben 5 giorni prima di allertare le squadre di soccorso. Cominciò la ricerca del ragazzo che andò avanti per giorni, settimane e mesi. Niente, Joshua Maddox era svanito nel nulla, sembrava fosse stato inghiottito da quella foresta che amava tanto. Sua sorella Kate si dimostrò ottimista, sperava che semplicemente avesse deciso di andarsene per vivere un'altra vita e si augurava un giorno di vederlo tornare con una moglie e dei figli da far conoscere al padre e alle sorelle. Quella speranza però fu spazzata via quando, 7 anni dopo, successe una cosa agghiacciante. Non vedendolo rientrare la sera, cominciarono a preoccuparsi. Poi la preoccupazione si trasformò rapidamente in panico. Era una cosa che non aveva mai fatto. Suo padre aspettò ben 5 giorni prima di allertare le squadre di soccorso. Cominciò la ricerca del ragazzo che andò avanti per giorni, settimane e mesi. Niente, Joshua Maddox era svanito nel nulla, sembrava fosse stato inghiottito da quella foresta che amava tanto. Sua sorella Kate si dimostrò ottimista, sperava che semplicemente avesse deciso di andarsene per vivere un'altra vita e si augurava un giorno di vederlo tornare con una moglie e dei figli da far conoscere al padre e alle sorelle. Quella speranza però fu spazzata via quando, 7 anni dopo, successe una cosa agghiacciante.
Nell'agosto del 2015, a meno di un miglio dalla casa di Josh, il promotore immobiliare Chuck Murphy stava demolendo un vecchio capanno di legno per far posto a 32 nuove case familiari. Quella piccola casetta non veniva utilizzata da anni e l'interno era umido e malandato. Iniziarono i lavori per demolire il camino e con sorpresa degli operai all'interno della muratura trovarono i resti di un corpo mummificato. Il cadavere era nudo, a parte una maglietta termica, i vestiti e le scarpe si trovavano ai piedi del camino all'interno del capanno. Lo so cosa state pensando, amici. Possibile che quei poveri resti mummificati appartengano a Josh? Dopo gli accertamenti fatti su quello che rimaneva di quel corpo, arrivò la notizia che la famiglia Maddox non avrebbe mai voluto sentire. Si trattava proprio di lui. Ma cosa gli era successo? Come aveva fatto a finire in quella canna fumaria? E soprattutto aveva scelto lui di andarci o qualcuno lo aveva messo lì? La sua storia ancora oggi continua a suscitare dibattiti e ipotesi tra tutti quelli che si appassionano al suo caso. Joshua ha sempre vissuto a Woodland Park, una cittadina di circa 8.000 abitanti nella Pike National Forest in Colorado. Aveva i capelli lunghi, era alto 1,80 m, biondo, pesava circa 68 kg, aveva un atteggiamento spensierato nei confronti della vita, amava la musica, trascorreva gran parte del suo tempo libero suonando la chitarra, a scuola era uno studente brillante e apparentemente ben voluto da tutti. Come ho anticipato, 2 anni prima della scomparsa di Josh, il 1 giugno 2006, una settimana prima del diploma di scuola superiore, suo fratello maggiore Zachary, 18 anni, si era suicidato dopo aver sofferto di una lunga depressione. Il padre, Mike Maddox, ha detto: «Ho seppellito suo fratello maggiore 2 anni prima ed è stato così difficile per Josh. Quando suo fratello è morto, il dolore lo ha spinto oltre il limite. È stato un grande shock per la famiglia e per lui». Aveva una grande considerazione di suo fratello maggiore. Il padre continua dicendo: «Mi sono alzato una mattina e Josh era lì, poi la mattina dopo non c'era più, non lo abbiamo più visto. Ho chiamato i suoi amici, ma nessuno sapeva dove fosse. Le autorità, gli amici e la famiglia hanno perlustrato tutta l'area del parco dove si supponeva che Josh fosse andato a piedi. Dopo mesi di ricerche nulla era stato scoperto e le speranze col passare del tempo sono svanite». La sorella ha scritto della scomparsa di suo fratello: «Dato che Josh aveva 18 anni, era ragionevole allora pensare che potesse aver deciso di lasciare la città per iniziare una nuova vita. Proprio come una delle sue sorelle maggiori aveva sempre sperato». Keita ha aggiunto: «Mi aspettavo che Josh tornasse a casa di mio padre in qualsiasi momento con una moglie e dei bambini piccoli, in modo che potessero incontrare i loro nonni e le 2 zie. Oppure, visto il suo talento musicale e letterario, forse è andato a inseguire i suoi sogni, suonare con una band in tour. Magari ha inseguito la strada del successo come scrittore di romanzi con uno pseudonimo in modo che potesse mantenere il suo stile di vita solitario nei boschi. Purtroppo i sogni di Josh si sono bruscamente interrotti un maledetto giorno di agosto del 2015, quando Chuck Murphy, il costruttore di Colorado Springs, ha scoperto il suo corpo mentre stava demolendo la sua vecchia capanna di legno che si trovava in una vasta area di terra circondata da alti pini. Chuck aveva originariamente acquistato quel capanno negli anni 50. In precedenza era stato l'Homestead of Thunderhead Ranch, sul lato nord di Woodland Park. Era un famigerato complesso di ristoranti, bar e giochi d'azzardo di proprietà di Big Bert Bergstrom negli anni 30 e 50. Bergstrom era arrivato in America dalla Svezia nel 1912 e dopo la fine del proibizionismo aveva gestito il Thunderhead Inn come un ristorante e un bar. A quanto sembra ha anche usato il ranch come ritrovo di prostituzione e gioco d'azzardo illegali e in seguito è stato arrestato dall'FBI. Per dirla tutta, nel processo che si è tenuto contro di lui, la giuria lo ha ritenuto non colpevole.
La capanna non era stata utilizzata per oltre un decennio ed era in uno stato di abbandono. Chuck aveva deciso di demolirla per far posto a un grande progetto immobiliare e nell'agosto 2015 aveva iniziato i lavori. Il fratello del titolare aveva vissuto lì fino al 2005, ma da quando si è trasferito era diventato un deposito dove Chuck andava raramente. Gli animali erano sempre stati un problema, in particolare i procioni, e c'era un fetore nauseante quando gli operai sono arrivati nella capanna il 7 agosto. Mentre smantellavano il camino, uno dei due, usando un escavatore dall'interno, fece l'orribile scoperta del corpo di un giovane stretto in posizione fetale con le gambe sopra la testa e il braccio davanti alla faccia. Superati i primi attimi di orrore, Chuck ha chiamato la polizia, che è arrivata con il coroner della contea. Il dottore in seguito, con l'aiuto delle impronte dentali, ha identificato quei resti come appartenenti al povero Josh. Comprensibilmente la famiglia Maddox è rimasta scioccata dalla notizia. Sua sorella Kate ha detto: «La situazione non ha alcun senso. Ci aspettavamo davvero che fosse in qualsiasi altra parte del mondo. In realtà era molto vicino. L'unica cosa che sappiamo è che era un ragazzo di 18 anni che frequentava quella capanna già abbandonata da molto tempo». Quella struttura fatiscente era a soli 2 isolati dalla casa della famiglia, ma le ricerche di Josh avevano colpevolmente trascurato quell'edificio. Non c'era stato alcun segno di vita recentemente e nessuna ragione apparente di controllare la canna fumaria. Chuck Murphy, lo stesso proprietario della cabina, ci andava raramente, tuttavia in quelle poche occasioni in cui andava a controllare non aveva notato nulla di insolito nella struttura. Poiché si trovava all'interno di un grande appezzamento di terreno circondato da alti pini a circa 50 metri dalla strada, la polizia ha ipotizzato che, non essendoci altre abitazioni nelle vicinanze, se Joss avesse chiesto aiuto nessuno sarebbe stato in grado di sentirlo. Il medico legale della contea di Teller, Al Bourne, ha eseguito un'autopsia e non ha trovato prove dell'assunzione di droghe da parte del ragazzo. Secondo il medico, il tessuto duro non ha mostrato segni di trauma, non c'erano ossa rotte, nessun segno di coltello, non c'erano fori di proiettile. Finora non ci sono risposte a un certo numero di cose, è tutto molto confuso. Non è stata una morte istantanea. Come sia morto è solo una questione di speculazione, ma sappiamo che non è morto di fame perché ci vorrebbero molte settimane. Oppure potremmo prendere in considerazione la disidratazione, che può richiedere solo pochi giorni, o anche l'ipotermia, che richiede un giorno o due. Non abbiamo prove, in effetti, per dire quale di queste sia stata la causa del decesso. Il 28 settembre del 2015 Bourne ha liquidato il caso come morte accidentale. Ha ipotizzato che Josh si fosse arrampicato all'interno e in qualche modo fosse rimasto bloccato tra le pareti della struttura. Bourne ha affermato che anche la posizione di Josh all'interno del camino sembrava indicare un atto volontario per accedere dentro la casa. Il medico legale ha concluso che la causa più probabile della morte fosse l'ipotermia, poiché la temperatura nel periodo della sua scomparsa tra l'8 e il 10 maggio 2008 era scesa fino a raggiungere i meno 6-7 gradi. Molte persone del posto hanno messo in discussione il rapporto del medico legale, compresa la famiglia. Anche Chuck, il titolare del capanno, ha espresso dei dubbi circa la conclusione del coroner sulla morte accidentale. Il camino, secondo lui, era stato costruito 25 anni prima e durante la sua costruzione era stato dotato di una spessa rete metallica appesa a ganci d'acciaio usati per impedire che i detriti si depositassero all'interno del camino e soprattutto affinché gli animali non potessero entrare. Murphy ha aggiunto che si trattava di una grata metallica pesante, una rete metallica. L'ho installata attraverso il camino a circa una fila di mattoni dall'alto. Non volevamo che i procioni e altri animali o cose potessero accedere all'interno. Bourne invece era dell'opinione che la griglia avrebbe potuto essere arrugginita o corrosa dal tempo e ha inoltre affermato: «Nessuno ha visto la rete metallica, non l'abbiamo vista in nessuna delle nostre foto, non ci sono evidenze che confermino la presenza di questa rete di protezione». Murphy ha risposto che durante la demolizione tutte le parti in metallo erano state raccolte e trattate come rottami, il che spiegherebbe perché la rete non è stata chiaramente individuata dal medico legale, in quanto non si trovava da nessuna parte vicino al camino.
Insomma, stavano solo raccogliendo tutto l'acciaio, il ferro angolare, le cose come parte della demolizione, ha detto Murphy. Non avevano idea che la rete avesse un significato per l'indagine. Credendo a Murphy, Bourne ha riaperto il caso 3 giorni dopo la sua conclusione iniziale. Non era solo l'armatura a suscitare dubbi sull'autopsia originale. Ad esempio, un grande tavolo in legno che era stato scostato da un muro in cucina e trascinato per bloccare il camino dall'interno della capanna ha sollevato ulteriori sospetti. Chi l'aveva fatto e perché? Anche il corpo di Josh era stato trovato in posizione fetale con le gambe sopra la testa e disarticolato dal busto. Per essere finito in una posizione del genere avrebbe dovuto prima entrare nella cappa del camino con la testa rivolta verso il basso. Questa era una posizione abbastanza improbabile e Bourne aveva precedentemente commentato che secondo lui ci sarebbero volute 2 persone per posizionarlo in quel modo. La cosa ancora più strana è che quando il corpo di Josh è stato trovato indossava solo una sottile maglietta termica, i suoi vestiti e le sue scarpe erano stati effettivamente trovati all'interno della capanna accanto al camino. Bourne ha commentato così: «Abbiamo trovato i suoi vestiti appena fuori dal focolare, indossava solo una maglietta termica, non sappiamo perché si è spogliato, si è tolto scarpe e calzini e perché è uscito, è salito sul tetto ed è sceso dal camino. Non era una cosa che avesse una logica». E infatti non ce l'aveva. Il rapporto dell'autopsia rivisto ha stabilito che la causa della morte era accidentale, un omicidio o cause indeterminate. In buona sostanza lasciava tutte le ipotesi aperte. Bourne ha aggiunto: «Abbiamo trovato la spiegazione più plausibile. È salito sul tetto ed è sceso dal camino. Questa è la nostra conclusione. Una conclusione che però lasciava aperte tutte le altre. Troppe cose restavano ancora senza una spiegazione logica». Murphy continuava a non essere d'accordo. «Non è possibile che quel ragazzo sia strisciato dentro quel camino con quella rete d'acciaio, non è sceso da lì». Ricordiamoci, amici, che il proprietario del capanno aveva tutto l'interesse a sostenere questa tesi perché in caso contrario avrebbe rischiato una denuncia per omessa manutenzione come causa della morte di una persona. Lui continuava a sostenere che la morte di Josh non fosse stata causata da un incidente, aggiungendo: «Indossava solo la sua maglietta termica, niente pantaloni, niente scarpe o calzini». Murphy riteneva impossibile che l'adolescente si fosse spogliato fino alla sua maglietta, si fosse arrampicato sul tetto e poi sul camino e fosse scivolato giù sapendo che sarebbe rimasto intrappolato. La polizia nel corso del tempo ha ricevuto diverse segnalazioni anonime che suggerivano piste e nominavano sospetti che si erano vantati di aver ucciso Josh. Uno di questi sospetti era ora incarcerato in una prigione del Texas e aveva una lunga storia di crimini violenti. Una soffiata aveva informato la polizia che quest'uomo era stato visto con Josh. Parlando della segnalazione, Al Bourne ha detto: «Non possono darmi tempi e specifiche e non possiamo risalire a cosa successe 7 anni fa. Bourne dubitava soprattutto che l'uomo avesse nascosto il corpo di Josh nel camino da solo. Secondo un post apparso su Reddit, Joshua sarebbe stato visto l'ultima volta con un tipo di nome Andrew Newman che aveva iniziato a uscire con lui nel periodo precedente alla sua scomparsa. I poliziotti però non hanno mai interrogato questo tizio, pur essendo un sospettato. Hanno ritenuto forse che non ci fossero prove sufficienti per incolparlo? Secondo quanto scritto in questo post, Newman sarebbe stato arrestato con l'accusa di accoltellamento a morte nel New Mexico, accusa rivelatasi poi falsa. In seguito, nel corso di una conversazione privata, avrebbe dichiarato di aver sistemato Josh in un buco, cosa che farebbe pensare a una confessione di colpevolezza. Però non ci sono molti riscontri su questo, sembra più il frutto di speculazioni e ricostruzioni fantasiose. Chuck Murphy, il proprietario del capanno, ha dichiarato: «È un vero enigma, una storia tragica, terribile. Tutto quello che so è che non è sceso da quel camino. Penso che rimarrà un mistero, una di quelle storie tristi». Allora, arrivati a questo punto, vediamo di fare il punto della situazione. Supponiamo che il camino fosse accessibile dal tetto. Questo escluderebbe la presenza di quella grata che Murphy ha sempre detto di aver installato.
Se ammettiamo che il ragazzo è entrato dal camino per accedere all'interno del capanno, questo spiegherebbe perché è stato trovato con la schiena rivolta a terra, la testa contro una parete e le ginocchia sopra la testa. Una posizione che potrebbe essere compatibile con una discesa dall'alto e il tentativo di ritornare su una volta che si fosse accorto di essere bloccato. E anche per un ragazzo più magro di Josh, con grande forza e flessibilità, sarebbe stato quasi impossibile uscire da una situazione come quella, specialmente con qualche frattura o un infortunio di altra natura. Ciò lascerebbe aperti due possibili scenari. L'ipotesi incidente. Durante la sua passeggiata decide di entrare nel capanno attraverso il camino per controllare e rimane bloccato. Prima si libera dei pantaloni e li getta ai piedi del camino, oppure sono caduti dopo la sua morte a causa di fattori come la decomposizione, gli animali, come altri hanno teorizzato. Personalmente penso che questo sia lo scenario più probabile, dato che la sua famiglia lo ha descritto come uno spirito libero e avventuroso, e i ragazzi adolescenti sono inclini a provare cose spericolate. La seconda ipotesi riguarda l'omicidio. Qualcuno ha ucciso o ferito gravemente Josh e poi lo ha costretto a scendere dal camino o lo ha sistemato dentro la canna fumaria dall'interno. Potrebbe trattarsi di una persona con una certa familiarità con la zona e il capanno stesso, altrimenti non avrebbe potuto sapere che tutto fosse in stato di abbandono. Questa persona potrebbe essere Andrew Newman? È lui la persona che la polizia non ha mai considerato un sospettato. Newman era noto per essere un abituale utilizzatore di droghe, era stato denunciato per aggressione a pubblico ufficiale e condotta antisociale. Avrebbe potuto dare a Josh un appuntamento in quel posto isolato. Sui motivi di quell'incontro non ci sono evidenze. Forse Andrew voleva coinvolgere Josh in qualcosa di losco? La vittima ha minacciato di denunciarlo e per questo è stato ucciso. Bene, se diamo per buona la pista dell'omicidio, resta difficile dimostrare le modalità con cui Newman avrebbe occultato il corpo di Josh dentro la canna fumaria. Avrebbe potuto occultare il cadavere in altri modi, visto che si trovava in una zona molto isolata. Sui motivi dell'incontro dei due, qualcuno ha ipotizzato la possibilità di un tentativo di violenza sessuale ai danni di Josh, che si sarebbe concluso con la sua morte. Ad ogni modo, gli investigatori non sono mai riusciti a collegare Andrew Newman alla morte del ragazzo. Questo caso è sconcertante proprio perché lascia aperte tutte le possibilità. Si è davvero trattato di un fatale incidente, oppure quel giorno Josh ha incontrato il suo assassino?